conquistato la vittoria per un maggior gioco sviluppato a centrocampo. La squadra pisana non è mai riuscita ad impensierire il portiere Giuliani. Con questo successo la squadra di Maradona mette una grossa ipoteca per il passaggio alla finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri comunque non è stata una disfatta, ma ecco la cronaca. Il Pisa gioca bene a centrocampo ma si smarrisce nell'area napoletana. Gli ospiti invece più di una volta sono andati vicino al gol. Si comincia con il Pisa in avanti. Al secondo minuto sul calcio d'angolo di Ben devia il portiere Giuliani. È l'unico tiro in porta dei nerazzurri nei primi 45 minuti di gioco. A questo punto è il Napoli a farsi pericoloso. Al 13° punizione di Renica da 30 metri respinta da Grudina. Al 16° punizione di Maradona dal limite e ancora grande deviazione di Grudina. Applausi per questo portiere. Al 31° Carnevale ruba palla a Lucarelli, la sfera giunge a Carannante, il cui tiro viene respinto in tuffo dal portiere pisano. Al 36° il gol del Napoli. Corradini si libera di Lucarelli, poi crossa la palla verso Carnevale che evita l'intervento di Boccafresca e mette in rete anticipando Grudina che aveva tentato l'uscita. Al 40° Maradona serve Romano, il cui tiro finisce però alto sulla traversa. Il primo tempo quindi si conclude 1-0 per il Napoli. Nel corso della ripresa numerosi i cambiamenti nelle due formazioni. Il Napoli sostituisce Carnevale con Careca, De Napoli con Filardi, Fusi con Neri. Il Pisa sostituisce Lucarelli, Incocciati e Ben con Dianda, Piovanelli e Dolcetti. Al 50° Ben a Severance che tira di sinistro, alto di poco. Al 53° cross di Cuoghi ma Severance e Incocciati non riescono a concludere. Al 62° Carannante per il Napoli serve Francini che però viene anticipato da Grudina. Al 70° il Napoli raddoppia. Tiro cross di Romano dalla sinistra, palla che sfugge dalle mani di Grudina e va sui piedi di Maradona che non ha difficoltà a segnare a porta vuota. Un infortunio per il bravo Grudina che è stato il miglior giocatore dei nerazzurri. 2-0 quindi per il Napoli e partita conclusa.